Ben trovati, amici tifosi biancoscudati. Ragazzi, purtroppo niente da fare in questo sabato dedicato alla 34esima giornata di campionato, quindicesima giornata del girone di ritorno. Dopo tre successi esterni ottenuti in quella del Silvio Piola contro il Novara al Tommaso Dal Molin nel derby Veneto contro l'Arzignano e domenica scorsa in quella di Zanica contro l'Albino Leffe, quattro pareggi, sette risultati utili consecutivi. Cade il Padova di Vincenzo Torrente. O meglio dire, il Padova sotto la gestione tecnica di Raffaele Longo, vista la squalifica dell'ex allenatore del Gubbio. Una sconfitta che sicuramente alimenta sensazioni negative in questo rush finale. Avevamo detto domenica scorsa 5 finali da vincere. 5 partite da giocarsi con il coltello tra i denti per chiudere nel migliore dei modi possibili. Questa sconfitta, purtroppo, contro una diretta concorrente, contro una formazione inseguitrice prima del fischio iniziale, in quella della città di Meda. Una sconfitta che non accadeva da 6 anni, era lo scorso 27 agosto del 2017, i primi 90 minuti, i primi minuti sulla panchina biancoscudata di Pierpaolo Bisoli, l'allenatore del Südtirol dei Miracoli nella Serie B. Ragazzi, nonché l'ultimo allenatore che qui a Padova ha trionfato con il biancoscudo, con i biancoscudati. Una prova incolore, un sabato decisamente da dimenticare sotto ogni punto di vista, ma iniziamo decisamente a parlare di colui che è stato il man of the match quest'oggi alla città di Meda, la classe 2002, Alessio Furlanetto, l'eroe di giornata per la formazione di Andrea Dossena, che conquista una vittoria che mancava da oltre un mese dopo un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Padova, che aveva raccolto la bellezza di una sola sconfitta lo scorso 5 febbraio, l'umiliazione, l'ennesima figuraccia contro la Pergolettese dopo il 5-0 patito in quella di Crema al Boldini sotto la gestione tecnica di Bruno Caneo, la sconfitta 3-0 tra i fischi, tra l'indegno generale nel nostro amato Stadio Ganio. Ragazzi, una sconfitta che, come detto, alimenta sensazioni negative, che purtroppo è arrivata con un episodio chiave. Al minuto numero 72, il contatto tra Liguori e Colombini, il calcio di rigore fischiato nei confronti dei biancoscudati, calcio di rigore sbagliato, con la possibilità sciupata dall'ex Campobasso di raggiungere la doppia cifra, i 10 gol stagionali con la maglia della Padova. L'ennesima risposta di un attento Furlanetto, come detto, l'eroe in quella della città di Meda. Gol sbagliato, gol subito, la legge non scritta più famosa del gioco del calcio, con il contropiede tra Malotti e l'ex Trento Saporetti, che con l'attacco batte il debuttante Alessandro Zannellati. Quest'oggi tante, diverse le assenze in casa biancoscudata per quanto riguarda la formazione ospite, con oltre il già citato Sant'Antonio, Donnarumma, Curcio, Vasic, Dezzi, Gagliano e Canavò, oltre lo squalificato in panchina Vincenzo Torrente, panchina affidata, come detto, a Raffaele Longo.
Padova che rimane a quota 46 punti, 47 punti nella classifica, sorpasso da parte della formazione di Andrea Dossina che dopo il Blitz lo scorso 27 novembre allo stadio Euganeo, grazie al gol di Luca Baldassin nel finale, adesso riesce a conquistare, a ritornare al sesto posto in una classifica a meno 2 dalla Vicenza di Dan Thomasen, impegnato nella domenica dedicata alla 34esima giornata. Un buon Padova, tutto sommato, nel corso del primo tempo non sono mancate le occasioni con l'assist di Liguori per De Marchi, la prima risposta di Furlanetto al 32esimo, Padova attaccato con l'asse Franchini-Bortolussi e poi ancora De Marchi per l'ex Novara e Cesena, ma in entrambe, in tutte le occasioni in cui il Padova ha creato, c'è sempre stata la grande risposta di Furlanetto, sempre presente a salvare la difesa delle Pantere Brianzole, che hanno sfruttato al massimo l'occasione al 20esimo da una rimessa laterale, Squizzato che è riuscito a mettere la palla in mezzo, palla che anche grazie ad una deviazione beffarda è finita sul secondo palo sinistro all'angolino firmato da Gianluca Esposito, l'ex Ravenna, che sigla il secondo gol stagionale con la maglia del Renate. Pronta risposta, pronta reazione bianco scudata che però non basta nel corso del secondo tempo, grazie anche ad una sovrapposizione da parte di Bortolussi per Russini, appena entrato all'ora di gioco, il tentativo dell'ex Catania e Cesena. La risposta di Furlanetto, palla vagante, la più semplice dei tapin, sciupato purtroppo da Carmine Cretella davanti alla porta, porta sguarnita, un errore clamoroso per l'ex Paganese, l'errore dagli 11 metri di Michael Liguori. E nella finale l'asse Malotti-Saporetti per il 2-0. Bisognerebbe anche elencare nella finale gol annullato per fuorigioco a Bortolussi e poi l'ennesima chance sul calcio di punizione battuto da Radrezza, il colpo di testa che va a sbattere sul palo e sulla traversa di Dell'Icario. Un pomeriggio davvero incolore, un pomeriggio beffardo, un pomeriggio da dimenticare al più presto per il Padova di Vincenzo Torrente, chiamato al riscatto, la pronta risposta a riscattarsi immediatamente domenica prossima in a casa allo stadio Euganeo contro la neopromossa San Giuliano City. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!